see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata conosciamo la prima Alfa Romeo a scocca portante. È la 1009, una 4 cilindri bialbero da 90 cavalli, che nella versione Super del 1954 raggiunge i 160 km all'ora. A San Pietro in Trento, ma in provincia di Ravenna, il Crame ha organizzato un circuito per le moto costruite dalle origini al 1930. A mezzo corona, le cantine Rotary hanno ospitato il trofeo Primavera di regolarità automobilistica organizzato dalla Scuderia Trentina Storica in collaborazione con l'AMAM di Mantova. Morbidelli, storie di uomini e moto veloci è stato il tema di una serata culturale a Reggio Emilia, mentre a Parma, in attesa della Mille Miglia, è stata inaugurata una mostra fotografica. A Pinerolo, C'era una volta il cross, ha ricordato il due volte tricolore Enzo Soletti. Con la 1009, nel 1950, l'Alfa Romeo entra nel settore delle berline destinate al normale impiego turistico, rivolte a soddisfare le esigenze di una larga fascia d'utenza. Per la casa milanese, come vedremo parlando delle caratteristiche della macchina, significa un cambio radicale sia di progettazione che di immagine, rispetto ai modelli esclusivi dell'epoca precedente alla Seconda Guerra Mondiale, che fino all'arrivo della 1009 ne hanno caratterizzato la storia e la produzione. Se prima della 1009 dire Alfa Romeo significava parlare di auto che hanno nelle prestazioni e nell'eccellenza tecnica i loro punti di forza, la nuova macchina, che è progettata da Orazio Satta, diventa accessibile ad un numero maggiore di automobilisti. E non a caso la 1009 è chiamata a sostituire la sofisticata e costosa 2005 a 6 cilindri che è in produzione fin dal 1939. I numeri che attendono la 1009 non sono certo quelli di oggi, ma proporzionati a quelli di un paese che cerca di ripartire dalle macerie della guerra. Per farlo serve una macchina che non rinneghi la tradizione Alfa, ma allo stesso tempo non abbia più quelle caratteristiche d'esclusività che avevano caratterizzato i modelli precedenti. Quella fatta dall'Alfa Romeo è una scelta giusta, che piace alla gente, e alla berlina nel 1952 segue la versione TI, la sigla del turismo internazionale, per chi vuole una vettura più sportiva e grintosa, anche se solo nelle prestazioni ma non nell'aspetto. A queste prime due versioni, del tutto simili sotto l'aspetto estetico, nel 1954 segue la Super, quella che illustra questo servizio. Indipendentemente dalla versione, comunque, la 1009 rappresenta una vettura molto importante anche sotto l'aspetto tecnico, essendo la prima Alfa Romeo dotata di carrozzeria a scocca portante. L'estetica, che sulle berline è molto simile indipendentemente dal modello, è sobria e non appariscente, soprattutto se confrontata con quella delle macchine della Casa del Portello che l'hanno preceduta. In un periodo in cui sembra farsi strada la moda americaneggiante delle molti parti cromate, l'abbondanza dei luccichi è concentrata sul frontale, con la mascherina in tre pezzi, i cerchietti dei fanali e il fregio sul cofano. Le quattro portiere hanno l'apertura posteriore e l'abitacolo è ampio e confortevole. La macchina è omologata per il trasporto di 6 persone, ma per apprezzare la comodità di viaggio del divano anteriore, l'ideale è non superare i 5 occupanti. Ad agevolare lo spazio anteriore contribuisce la leva del cambio sul piantone del volante e non sul pianale. Il cruscotto è formato da 3 strumenti circolari più le varie spie di servizio. Le capacità di carico si evidenziano una volta aperto il coperchio del bagagliaio, che è rivestito con un tappetino in gomma personalizzato Alfa Romeo e in cui si trovano la truspa e gli attrezzi di bordo, la ruota di scorta e sul pianale il tappo del serbatoio della benzina, che ha la capacità di 53 litri. Nonostante la premessa iniziale della maggiore accessibilità economica del prezzo della 1009, che dai 2.310.000 lire della versione iniziale scende a meno di 2 milioni per la Super, le caratteristiche tecniche restano di primissimo piano, con il motore a 4 cilindri in linea, con monoblocco in ghisa e testa in lega leggera e, fedele alla tradizione Alfa iniziata ancora nel 1914, con la distribuzione a 2 alberi a cami in testa. Il nuovo 4 cilindri bialbero viene progettato da Giuseppe Busso, sotto la supervisione dell'ingegner Satta. Tra le altre peculiarità ci sono l'impiego di cuscinetti di banco e di biella lisci a guscio sottile e spessore calibrato,
i pistoni autotermici in lega d'alluminio con inserti in acciaio e le candele a scarica semisuperficiale. Sulla berlina normale e sulla T la cilindrata è di 1884 cm3, che scaturisce dalle misure di alesaggio e corsa di 82x55x88 mm, mentre sulla Super, nella ricerca di migliori prestazioni senza aumentare la potenza massima, che resta di 90 cavalli a 5200 giri come sulla normale, si registra un leggero incremento della cilindrata, che arriva a 1975 cm3. L'aumento viene ottenuto maggiorando l'alesaggio a 84,50 mm. Sulla Super gli interventi di affinamento riguardano anche la distribuzione, con il comando dei due alberi che viene affidato ad una doppia catena silenziosa anziché singola come prima. Anche il carburatore è di nuovo tipo. Grazie a questi interventi la velocità massima passa dai 150 km all'ora della normale ai 160 della Super, nonostante quest'ultima sia più pesante di una quarantina di chili, senza peraltro rilevare variazioni nel consumo, che si mantiene sulla media di circa 10,5 litri ogni 100 km. La trasmissione resta fedele alla trazione posteriore con la frizione monodisco a secco e il cambio a 4 rapporti al volante. Per le sospensioni, dietro troviamo il ponte rigido con biella longitudinale e braccio centrale triangolare, mentre quella anteriore è a ruote indipendenti con bracci trasversali e barra stabilizzatrice. Sia davanti che al retrotreno troviamo molle elicoidali e ammortizzatori telescopici. Le ruote sono in lamiera stampata con pneumatici da 165x400 e i freni sono a tamburo con comando idraulico. La Super è rimasta in listino sino al 1958 ed è stata prodotta in oltre 8500 esemplari, a cui si devono aggiungere quasi 400 fuori serie tra quelle a due porte e quelle in versione lunga a 7 posti. La formula proposta dal CRAME, Club Romagnolo Automoto d'Epoca, al circuito di San Pietro in Trento, in provincia di Ravenna, continua ad ottenere un grande riscontro tra gli appassionati di veicoli molto datati, o meglio ancora, tra quelli che sono raggruppati nelle categorie Ancêtre, Veteran e Vintage, come sono classificati nello statuto dell'Automoto Club Storico Italiano. Questa serie di nomi si può anche riassumere in una sola data, il 1930, per indicare l'anno delle moto più recenti che vi possono partecipare. Potrebbe sembrare un limite molto stretto, se a smentire questa convinzione, al via dell'ottava edizione non si fossero presentati 120 collezionisti che hanno dato vita a due serie di prove libere sul circuito realizzato nelle vie cittadine. Tutto questo però non può e non deve essere giudicato solo come un'opportunità rivolta agli appassionati che hanno raccolto e conservato queste moto, consentendogli di poterle usare in assoluta libertà su strade chiuse al traffico, ma è anche una grande espressione culturale per far conoscere aziende e modelli ormai scomparsi dal mercato da moltissimi anni. E tutto questo non si rivolge solo a chi è digiuno d'esperienza e di storia motociclistica, ma anche a chi della moto ha fatto la sua vita. Sentite le impressioni di Giovanni Proni, ex pilota, protagonista del Continental Circus e già campione italiano nel 1975 della classe 350 con la Yamaha. È una cosa bellissima perché si vede che c'è la cultura di conservare certe cose preziose che se non ci fossero queste persone amanti dello sport o del motociclismo andrebbero perdute. Ho girato con una IS del 27-28 adesso, prestatami dal mio amico Rigidori Francesco, e grazie a lui ho potuto anche inserirmi un po' nell'ambiente che, come dire, mi trovo benissimo perché, come dicevo prima, è un ambiente da preservare. Se Proni ha provato l'emozione di usare una delle moto più recenti, quindi con caratteristiche più simili a quelle dei modelli attuali, lo scenario tecnico è molto variegato e legato all'evoluzione stesso della moto. All'inizio dell'era pionieristica non è ancora chiara la posizione del motore, che sulla Frera nel 1911 è già in prossimità della pedaliera, mentre sulla Peugeot di qualche anno prima è più rialzata, tanto da richiedere una puleggia supplementare oltre a quelle tra l'albero motore e la ruota posteriore. Quello che non cambia invece è il tipo di trasmissione, che in entrambi i casi avviene ancora per mezzo di una cinghia.
A San Pietro in Trento la storia non rivive solo con le moto, ma anche grazie all'impegno di molti collezionisti che rievocano momenti importanti del nostro passato. Grazie all'attenzione del folto gruppo di appassionati toscani del CMEF, Club Moto d'Epoca Fiorentino, è stato ricordato il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, almeno per quanto riguarda il nostro paese. Fin dalle origini la moto è stata impiegata dagli eserciti dei vari paesi con compiti di collegamento logistico, così come ne è mancato l'utilizzo a fini umanitari da parte di medici e infermieri per rendere più veloci le operazioni di soccorso, se non addirittura equipaggiate con il sidecar per il trasporto dei feriti. Sempre a proposito delle moto militari, è importante ricordare come il massiccio arrivo di quelle americane, ovvero Harley Davidson e Indian, abbia contribuito alla loro diffusione in Europa, visto che con la fine delle ostilità sono rimaste nei paesi dove erano state impiegate. La grande varietà di moto si riflette sulla partecipazione all'evento, che ha preso il via nello stretto ambito locale di trascorrere una giornata tra amici in sella moto che difficilmente si possono usare anche su percorsi diversi da quelli chiusi al normale traffico. È passato poi a coinvolgere molti appassionati provenienti da ogni parte del paese e anche alcuni stranieri, quest'ultimi agevolati dal poter usare le moto di alcuni amici collezionisti italiani. La difficoltà di usare moto dove ogni funzione deve essere regolata manualmente e che spesso sono senza freni e quelle più datate su una trasmissione diretta senza frizione non scoraggia la presenza femminile. E anche questa volta quella di San Pietro in Trento, grazie all'impegno organizzativo del CRAME con il supporto dell'amministrazione comunale di Ravenna e della popolazione che sopporta i disagi di una giornata con le strade chiuse al normale traffico, si è trasformata in una grande festa per il collezionismo d'epoca. La Scuderia Trentina Storica ha inaugurato la stagione delle manifestazioni 2015 con la 20ª edizione del Trofeo Primavera Coppa Rotary. L'evento ha offerto molte novità rispetto alla tradizione del passato, inaugurando la sfida per il Criterium dell'Orologio, che viene organizzato in collaborazione con il club AMAMS di Mantova. All'appuntamento si sono presentati una 50ina di equipaggi, che al piacere della sfida con il cronometro hanno abbinato quello turistico-culturale della Piana Rotaliana e della Val di Non. Per tutti il punto d'incontro è stata la cantina Rotary a Mezzo Corona, che non si è limitata ad essere la base logistica dell'evento, ma oltre ad aver ospitato le verifiche è stata anche teatro di una serie di prove al centesimo di secondo. Ma prima di entrare nei dettagli della giornata, lasciamo che sia il vicepresidente della Scuderia Trentina Storica, Remo Trinco, ad illustrarci le modifiche introdotte con le novità di quest'anno. Prima che doveva essere inserita proprio nel criterium dell'orologio e quindi doveva essere una gara promozionale, una gara che era adatta a ad attirare neofiti della specialità. Sotto l'altro aspetto abbiamo cercato di fare molte più prove rispetto agli anni scorsi, proprio per far vedere a chi si avvicinava a questa specialità le varie tipologie di prove a cui si può andare incontro, perché non sempre le prove che vengono inserite in queste manifestazioni sono adatte a far capire qual è la difficoltà della specialità. Molte prove che sono qui, soprattutto quelle attorno alla cantina Rotary, sono prove molto semplici, molto facili. Abbiamo inserito alcune prove fatte nel sito industriale della Valman con delle difficoltà piuttosto accentuate e lì sono sorti diversi problemi, tant'è vero che il secondo giro abbiamo corretto un po' il tiro cercando di alleggerire il carico della,
di tecnica delle prove. Però è stata comunque una manifestazione a basso costo, peraltro, che però ha dato un bellissimo panorama, ha dato delle bellissime strade da vedere e dei bellissimi scenari da vivere e molto divertimento, perché 40 prove comunque sono divertenti. A tutto questo, per quanto riguarda il percorso, si deve aggiungere che si è articolato in un centinaio di chilometri, con la partenza dalla cantina Rotary a mezzo corona, per snodarsi in alcune delle zone più affascinanti del Trentino, lungo il torrente Noce, sino all'altezza del lago di Santa Giustina, attraversando Denno, Tuenno, Cles e Dermulo, dove c'è stata la sosta per il pranzo. Nel pomeriggio gli equipaggi sono ridiscesi a mezzo Lombardo e infine a mezzo corona, dove le ultime discriminanti hanno chiuso la contesa. Anche se la partecipazione era aperta a tutti, l'esperienza maturata nelle gare di regolarità ha giocato il suo ruolo e non stupisce che alla conclusione delle 40 discriminanti il risultato migliore sia quello della Lancia Fulvia Coupé HF del 1970 dell'equipaggio Fontana Piga, con i portacolori del club Ruota Raggi che possono vantare un corposo palmarès di successi in questo tipo di manifestazioni. Alle spalle della coppia varmense hanno completato il podio due equipaggi dell'AMAX, Scapinello Marinoni a bordo di una Mini De Tomaso del 1978 e Iotti Aimi con la A112 Abarth, e mantovano anche l'equipaggio Guandalini Caprara, che si è imposto nella classifica femminile alla guida di una Fiat 850 del 1965. Morbidelli, storie di uomini di moto veloci, è stato il tema dell'incontro culturale organizzato al centro Rosta Nuova di Reggio Emilia da Enzo Simonazzi, uno dei soci fondatori del Camer, club automoto del Bocareggiano. Il nome Morbidelli è uno degli esempi più belli e positivi della passione verso i motori e le competizioni, che alla fine degli anni 60 portavano l'imprenditore pesarese Giancarlo Morbidelli a tentare l'ascesa nel motomondiale. Un'impresa che dalla classe 50 è arrivata alla 500, con il bilancio finale di 6 titoli di dati vinti, 3 conduttori e 3 marche nella 125 e uno conquistato nella 250. È stata questa storia ad animare l'incontro, che i partecipanti hanno potuto seguire e conoscere attraverso la proiezione del documentario prodotto da Jeffrey Zani, che ha dato il nome a questa iniziativa. A fare quasi da damigella d'onore allo schermo su cui è avvenuta la proiezione, sono state esposte due Morbidelli: la 125, usata nel 1971 dallo sfortunato Gilberto Parlotti, e uno dei primi esemplari della 250 del 1976, che l'anno successivo avrebbe vinto il mondiale con Mario Lega. Paolo Parlotti, il figlio del compianto Gilberto, scomparso per una tragica caduta con la Morbidelli 125 alla Tourist Trophy del 1972, a riguardo della moto usata dal padre dice: ho conosciuto il dottor Giancarlo Morbidelli, che sono andato a trovarlo appunto sei anni fa, che c'è stato l'anniversario dei 100 anni del motoclub, dove, non conoscendo ancora il signor Simonazzi, che aveva l'altra moto di mio padre, sono andato a conoscere Morbidelli, che mi ha fatto la cortesia di darmi la moto di mio padre e portarla a Trieste per esporla in occasione del centenario. Non ho mai avuto però questa fortuna di poterla guidare. Rimaniamo in casa Parlotti con Silvano, che racconta le emozioni del fratello Gilberto quando ricevette la chiamata da Giancarlo Morbidelli per correre con le sue moto. Felicissimo, perché aveva sempre il punto di essere accasato ufficialmente. Al momento che lui stava emergendo è venuto fuori Agostini. Dopo con la Benelli ha fatto una delle gare a spalla a Carutar per vincere il mondiale, dopo la 250 che non potevano correre più i quattro cilindri, e così si è trovato un sostituto, sempre da fare da spalla a qualcuno per vincere un mondiale o qualche gara, ecco, come anche la Derby l'aveva chiamato per fare da spalla a Nieto l'anno prima di morire. Le vicende delle moto e degli uomini che hanno fatto la storia Morbidelli sono illustrate e raccontate benissimo nel DVD Morbidelli, storie di uomini di moto veloci, ma lasciamo che sia Jeffrey Zani a dirci il perché di questa scelta. Il motivo è che, volendo raccontare una storia, diciamo, romantica del motociclismo, quella della Morbidelli era senza dubbio quella più ideale.
perché è la più, da una parte la più vincente ma anche la più sudata fra quelle che erano le piccole realtà, come sono state la Minarelli, come sono state la Piovetici, la Carem e tutte queste realtà artigianali che hanno tentato la strada delle corse negli anni 60 e 70. La Morbidelli appunto è stata quella, almeno che a me, poi è un giudizio anche sentimentale e personale, era quella che affascinava di più. C'è qualcosa che non è stato raccontato nel film? Uno dei pochissimi momenti di tensione che ci sono stati nella Morbidelli fra Paolo Pileri e Pierpaolo Bianchi viene quando Paolo Bianchi, che era la seconda guida, non ascolta gli ordini di scuderia e praticamente fa qualche dispettuccio a Pileri. È stata una cosa abbastanza plateale quella che lui fece. Quello che non c'è nel documentario, e vi giuro che è perché c'era proprio un difetto di audio e non era utilizzabile, è che appena Bianchi tolse il casco, Morbidelli gli diede un ceffone e poi lo lasciarono a Imola a piedi e tornò poi con uno dei meccanici. Viva la sincerità, visto che l'episodio rischia di perdersi nel tempo, ma resta ugualmente significativo per farci comprendere l'atmosfera di allora e la spontaneità di ogni sentimento. La Mille Miglia non è solo la rievocazione di quella che probabilmente è la corsa più famosa al mondo. Il condizionale è d'obbligo per non essere accusati di nazionalismo, ma ormai rappresenta un evento che coinvolge l'intero territorio che viene attraversato. Dell'ultima edizione, nel 1957, della Corsa Vera, della sfida che coinvolgeva tutti i migliori piloti e i maggiori costruttori, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma il fascino è rimasto inalterato, per non dire che è cresciuto. Addirittura a Parma quello che sarà l'arrivo di una tappa è stato celebrato con l'iniziativa Aspettando la Mille Miglia, manifestazione che ha voluto creare una sorta di anteprima alla sosta nella città ducale delle 435 auto iscritte all'edizione di quest'anno. Infatti, la capitale della Food Valley è la sede dell'arrivo della tappa Roma-Parma, la più lunga e impegnativa, essendo l'ultima in grado di influire significativamente sulla classifica, visto che difficilmente i piazzamenti di vertice potranno subire grossi cambiamenti nel breve tratto che separa gli equipaggi dall'arrivo a Brescia. Questa sorta di fase preliminare ha avuto il suo momento più spettacolare e coinvolgente nel raduno e nell'esposizione curata da Ruota Raggi, il sodalizio che rappresenta in ambito locale l'automotoclub storico italiano. Il raggruppamento delle vetture è stato fissato presso la sede del club. Di particolare rilevanza la presenza di alcune di quelle che animavano le edizioni disputate sino al 1957, dalla Stanguellini alla Simca 1100. Oppure di molti modelli simili a quelli che partecipavano alla Corsa Vera. Dalla sede di Ruota Raggi le macchine, scortate dalle forze dell'ordine, hanno attraversato il centro per raggiungere i luoghi più suggestivi della città, sino ad arrivare in piazza Garibaldi davanti alla sede comunale. L'esposizione delle auto ha così fatto da cornice all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata agli episodi parmigiani della Mille Miglia. La rassegna, curata da Tiglio Facconi, è stata allestita allo IAT, Sportello Informazione Turistica, con le immagini dell'archivio storico Mille Miglia. È stata inaugurata dall'assessore al turismo Cristiano Casa, che nel suo intervento ha evidenziato il ruolo promozionale di questo evento per la città e la partecipazione della popolazione alla corsa, che tanto un tempo quanto adesso passa tra due ali di folla. La Mille Miglia non è solo divertimento e piacere per chi vi assiste, ma porta anche benefici al territorio, come è stato sottolineato dall'assessore allo sport Giovanni Marani, che ha fatto rilevare come la rievocazione contribuisca a dare visibilità anche ad un evento sportivo. Se a Parma c'è attesa e voglia per ammirare il patrimonio storico-culturale legato alla Mille Miglia, ma è un discorso valido per tutte le località che ogni anno vengono attraversate, e per tantissimi appassionati di automobilismo storico, potervi partecipare è il sogno nel cassetto, diventa normale chiedersi come mai Claudio Caggiati ha rinunciato dopo aver preso parte a ben 22 edizioni proprio quando c'è l'arrivo di tappa nella sua città. Perché è una scelta di vita. Dopo 22 anni che facevo la Mille Miglia ero convinto che per non farne più avrei dovuto solo vendere la macchina. E allora ho venduto la macchina apposta per non venderla più, perché 75 anni non sono pochi, i riflessi, 3 giorni che si dorme pochissimo, è difficile
pensare di poter essere sempre all'altezza di poter gestire una mille miglia per 3-4 giorni. Quindi una scelta secondo me sufficientemente intelligente è stata quella di dire basta, ho dato, mi sono divertito, è stato bellissimo, meraviglioso, ma non potevo più continuare a insistere su il tentare di dire sei un ragazzo giovane, fai ancora delle mille miglia, basta, largo ai giovani. E allora vorrà dire che anche lui sarà nel gruppo di chi sta aspettando la mille miglia. C'era una volta il cross, la rievocazione dell'era pionieristica del motocross italiano è stata dedicata a Vincenzo Soletti, il pilota che è scomparso recentemente, già campione italiano della classe 500 nel 1956 con la Gilera Saturno e nella classe 250 nel 1959 con la Bianchi. La manifestazione tradizionalmente si svolge nel paddock dell'impianto di Baldisseo di Cumiana nei pressi di Pinerolo, una delle piste di motocross italiane che non ha subito molti cambiamenti rispetto al passato e più ricche di storia, come dimostra il manifesto che ricorda la gara ividata del 1955 esposto dall'ex trialista Giovanni Priotti. Su questa stessa pista, Soletti, che fin da bambino abitava a Pinerolo, aveva ottenuto uno dei successi più significativi della sua carriera, quando primo pilota italiano nella storia, nel 1957, si aggiudicò la gara italiana di Coppa Europa, la competizione che poi sarebbe diventata il campionato del mondo della classe 250. La figura di Soletti è stata ricordata dalla moglie Carla, che dopo aver ricevuto da Gian Pio Ottone, a nome di tutti gli altri ex piloti presenti, un gesto di stima ed affetto, ha provveduto a lei stessa a consegnare a tutti i piloti intervenuti una medaglia e una pergamena intitolate al marito. Alla rievocazione, che ha avuto nel simbolico ruolo di maestro di cerimonia l'intramontabile McDonnell, al secolo l'ex pilota e poi team manager Alberto Donati, sono intervenuti molti ex piloti protagonisti delle competizioni crossistiche dagli anni 50 agli anni 80. Se è impossibile ricordarli tutti, essendo stati una cinquantina, non si possono trascurare alcune delle figure più significative, a partire da quella del 16 volte tricolore Emilio Storero, che ha avuto proprio in Soletti il rivale più coriaceo e determinato nel primo decennio della sua carriera, come ha ricordato lo stesso Storero nel corso della cerimonia di premiazione. Poi il 5 volte campione italiano Canzio Tosi, che assieme a Soletti ha corso poco, ma ne ha sempre ammirato le capacità di guida e la sensibilità meccanica. Tra i piloti della prima ora che hanno corso assieme contro Soletti si devono citare Aldo Cesaro, Vittorio Reviglio e lo stesso Gian Pio Ottone, mentre tra i titolati, anche se non sono stati rivali di Soletti, ci sono il 2 volte campione italiano junior Gianfranco Mora, che i campionati li ha vinti con la Mondial, e Mario Vigna Suria, che sempre nel junior ha vinto con Lux Varma. Tra gli ex non sono mancati alcuni di quei personaggi, da Aldo Mirimin a Basilio Portelli e Michelangelo Pochettino, che dopo aver iniziato da piloti e con ottimi risultati sono poi diventati assemblatori o importatori di moto che hanno avuto un ruolo fondamentale nel panorama agonistico nazionale. Mirimin con le sue preparazioni su base Moto Guzzi e Puck, Portelli importando le Maico e Pucchi, come è conosciuto Pochettino, prima distribuendo le Montesa e poi importando le CZ. E tra chi ha vestito sia i panni del pilota che quelli del costruttore si deve ricordare Guido Borghin, anche se nel suo caso l'impegno è stato rivolto soprattutto verso l'enduro. A C'era una volta il cross, che ha organizzato la Motoclub Corsa Lunga di Pinerolo, grazie alla grande tenacia di Walter Cavallero, che dopo aver dovuto partecipare alla gara della manifestazione a causa del maltempo, non si è scoraggiato neppure questa volta, nonostante il fango in pista abbia impedito il regolare svolgimento dell'esibizione delle motocross d'epoca, c'è spazio anche per ricordare la tecnica del passato. Pino Gatti ha riassemblato una Mondial 250 simile a quella con cui aveva corso Torino negli anni 50. La moto, che allora era stata realizzata dal tecnico Carrù, impiegava il motore derivato da quello della 200 stradale. A rendere ancora più interessante la giornata hanno contribuito le concomitanze con C'era una volta il cross del Montesa e del CZ Day, organizzati dai rispettivi registi storici. Se la presenza delle moto spagnole è stata più limitata, le CZ e le consociate Java hanno offerto un'ampia panoramica sulla produzione fuori statistica nell'ex Cecoslovacchia, a cui hanno contribuito anche le moto esposte da Pochettino. Per il club gestito dal giovane Leonardo Vernetti è stato un ottimo successo, sia in termini qualitativi che quantitativi, a dimostrazione che la storia continua a vivere con la passione. Thank you.
Su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per informarci sulle vostre iniziative ed essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del collezionismo storico.